basta uno, paghi i dipendenti, lavorano tutti i giorni, in prima linea, vogliamo i nostri soldi. Non sanno ancora né a chi verranno erogati e neppure quanto spetta ciascuno. Sanitari e sindacati hanno protestato oggi a Fano e Pesaro per la poca chiarezza sull'indennità prevista per l'emergenza coronavirus. Nonostante Marche Nord abbia fatto sapere in una nota di corrispondere le indennità maturate a marzo e aprile nella busta paga di giugno, rimangono i dubbi anche sui criteri di ripartizione. Oggi l'azienda doveva pagare le indennità malattie infettive, le indennità terapia subintensiva e intensiva a tutti gli operatori sanitari. Ciò non è avvenuto e siamo veramente rammaricati di questa cosa, perché più di una volta la direzione generale diceva grande spirito di appartenenza, grande sacrificio, eroi, definisce eroi queste persone, poi quando è ora di pagare e dare i diritti che loro devono non vengono dati. C'è tanta amarezza dunque tra gli operatori sanitari che considerano l'indennità non un premio ma un loro diritto. Ingiusto non solo economicamente ma mortificante nella dignità professionale di tutti i dipendenti che hanno rinunciato nel periodo più acuto di questa pandemia ai propri cari per sacrificarsi e lavorare per arginare la diffusione di questa pandemia. A questi ragazzi, a questi uomini, a questi padri di famiglia, a queste donne, madri, va riconosciuto uno stipendio dignitoso. Non ci sono dipendenti di serie A e di serie B, affermano i sindacati. Tutti devono poterne beneficiare, anche chi ha lavorato negli ospedali definiti no Covid e che invece hanno dovuto, esattamente come gli altri, gestire l'emergenza coronavirus. L'esempio lampante è il nosocomio di Urbino. Non riusciamo a vedere il motivo di questo ritardo in questi pagamenti, anche perché gli stipendi sono già stipendi minimi di gente che prende 1.200-1.300 euro al mese, e vedersi mancare in busta paga anche 200 euro fa la differenza per famiglie che pagano affitti e non riescono ad arrivare a fine mese. Quindi noi chiediamo, oltre agli incentivi Covid come previsti dal Servizio Salute Regione Marche che saranno erogati, chiediamo che vengano pagati gli istituti contrattuali normali e di versarli non oltre il mese di giugno nelle buste paghe. Dopo sit-in di protesta in piazzale Cinelli a Pesaro, il corteo si è spostato di fronte alla direzione dell'area Vasta 1 nel centro storico di Fano. Il Covid ritornerà, si legge in uno degli striscioni affissi. Noi non so se ci saremo. Noi siamo qui per chiedere all'area Vasta 1 il pagamento delle indennità che spettano a tutti i lavoratori, a tutti i dipendenti che hanno dato il loro contributo durante la pandemia da Covid. Ad oggi, ieri, è uscito poi un comunicato che le avrebbero pagate con il mese di giugno, ma siamo sempre allo stesso punto che, come noi segnaliamo la cosa e minacciamo di fare proteste, eccetera, loro ci danno una piccola risposta. Ma questa risposta non è esaustiva, nel senso che dicono che pagheranno le indennità nel mese di giugno, ma non specificano a chi verranno corrisposte, come. Ci sono solo delle indicazioni non ufficiali, generali, che dicono che le pagheranno. Ma a chi? A tutti? A solo chi è stato coinvolto direttamente e tutti gli altri? Noi vogliamo delle risposte precise, concrete, e siamo stanchi sempre di questa situazione di incertezza che ci portiamo avanti.